buongiorno a tutti quanti. La genesi di questa predicazione, la seconda, che è l'ultima della serie, è una genesi abbastanza travagliata, perché in teoria io avrei dovuto lavorare nel campo ieri a fare un po' di legna perché sta finendo, e poi i piani erano quello di lavorare un paio di ore e poi andare a fare la predicazione. Se non che ieri all'ora di pranzo mi è arrivato un messaggio in cui Serenella, la moglie del mio amico del cuore che è morto, mi ha invitato ad andare a una messa in ricordo di Paolo. Chiaramente noi sappiamo che non è importante ricordare una persona, cioè non è inutile pregare per un morto, ma se per lei era importante, per me è importante. Era importante per lei che ci fossi e era importante per me esserci. E pensavo che i miracoli di Dio, i miracoli di Gesù sono sempre arrivati come interruzione di qualche cosa che Gesù stava facendo. Nel versetto che ha letto Lucia all'inizio della predicazione, Gesù stava facendo una cosa completamente differente, era sul monte. Era lì, probabilmente stava pregando il Padre. Qual era l'interruzione? Persone che venivano. Gesù guarisce nell'interruzione. Pensate alla donna con il flusso di sangue. Gesù stava passando per strada, questa tocca la veste e viene guarita. È un'interruzione. Tra l'altro Gesù stava proprio andando da un'altra parte, stava andando a guarire il figlio di una persona. Il miracolo avviene per interruzione. Dobbiamo abituarci alle interruzioni che Dio ci manda. I nostri piani sono i nostri piani, ma non sono i piani di Dio. Se ieri era importante che io scrivessi la predicazione, era molto più importante che io stessi a fianco a Serenella. E io e Janet le abbiamo testimoniato ancora una volta che siamo stati vicino a lei, e lei ci ha detto, lei sa che noi preghiamo costantemente tutte le mattine per lei, ha detto: continuate a farlo perché veramente mi serve. E questo mi faceva, si è ricollegato poi con quello che pensavo che stiamo predicando circa la fede. Noi non vediamo quello che sarà l'impegno delle nostre preghiere verso Serenella e verso il figlio di Paolo, verso Lorenzo. Noi dobbiamo mettere fede in quello che Dio ci sta chiedendo di fare. Noi abbiamo in questo momento, fino a questo momento, ha visto delle cose meno facili della fede, ovvero tutto quello che la fede ci dice che non è pensare ma fare, perché dobbiamo fare. Quello che noi stiamo facendo per Serenella è proprio fare. Noi stiamo pregando, stiamo agendo, stiamo andando. Quella è un'interruzione che ci ha messo davanti il Signore, perché anche quella è una dimostrazione di fede. Noi ci fidiamo che Dio ci sta guidando verso il meglio. Per me il meglio era scrivere la predicazione, per Dio il meglio era andare a fianco a una persona a fare cordoglio con quelli che stanno facendo cordoglio. Abbiamo visto anche che la fede è vedere ciò che Dio ci rivela, non quello che vedono i nostri occhi fisici. E non pensare con la logica umana. Se io avessi pensato con la mia logica umana ieri, avrei detto: non c'ho tempo di andare là. Perché? Perché devo tagliare la legna nel campo, perché altrimenti non riesco ad accendere i miei figli, il mio figlio avrà freddo. Si fa per dire, ci sta riscaldamento, però poniamo questa cosa. E non ho tempo perché devo produrre una predicazione per domenica.
Ma il Signore dice no, ma ci sono cose più importanti. Tu devi accettare non la tua logica, ma la mia logica che ti sta chiedendo di agire, di fare in fede. E soprattutto abbiamo visto che la fede significa essere pronti a pagare un prezzo, sempre, piccolo o grande. Per me il prezzo era stare in piedi fino all'una e tre quarti di notte per scrivere la predicazione. È un prezzo che si paga con gioia. Per altri il prezzo è molto più grande, molto più doloroso. Però tu potresti dirmi, Marco, ma che fatica per fede. È una faticaccia. Poi avere fede a prodiche. Perché io vedo alcuni che hanno fede e ottengono, pregano, magari hanno pure poca fede, ma ottengono, prosperano, vivono. E altri invece hanno una fede enorme, grandissima fede, e invece non ottengono, stentano, muoiono. Com'è questa cosa? Ma sapete, chi ha scritto Ebrei, lo scrittore di Ebrei, come ripeto, non si sa, alcuni dicono che sia Paolo, ma probabilmente non lo è, sapeva che stava scrivendo una lettera molto dura, la stava scrivendo a delle persone che si erano convertite dall'ebraismo al cristianesimo e che stavano cominciando a sentire che persone stavano accendendo il fuoco, stavano alzando il fuoco sotto la pentola che bolliva per farli sentire scomodi. Tuttavia non vuole illudergli presentandogli un Dio ombrello. Vi ricordate l'immagine che abbiamo avuto la scorsa settimana? Un Dio che ti copre e tutto quanto scivola sopra di loro. Dice no, guardate un attimo, Dio non è un ombrello, non è che se credete in Gesù tutto quanto vi scivolerà attorno. E nemmeno gli vuole presentare un Dio sponsor. Vi ricordate la letterina che ho scritto raccomandazione? No, gli dice no, un attimo, non è che se voi credete in Gesù, Gesù parlerà col Padre e vi verrà dato tutto quello che voi chiedete. Ma quello che presenta loro è un Dio croce, è un Dio della croce che ha mandato Gesù Cristo a morire affinché li potesse rendere degni di stare davanti al Padre, che li giustifica davanti a Dio e che li premierà. Infatti, chi ha fede otterrà sempre un premio. C'è un premio che è sicuro nella fede, non ci sono dubbi. Sì, ma quando riceveremo questo premio? Qua o là? Vi ricordate, il capitolo era cominciato, il capitolo 11 arriva, comincia con questa affermazione, Ebrei 11, versetto 1. Che cos'è la fede? Si chiede lo scrittore di Ebrei. È la completa certezza di quello che si quello che si spera si realizzerà. È la piena fiducia in cose che non si vedono. Già all'inizio di questo versetto lo scrittore aveva diviso le cose in due. Guardate i verbi: certezza e spera. Certezza e speranza. La certezza si vede, la speranza no. E poi fiducia e cose che non si vedono. La fiducia è, tu hai fiducia in quello che vedi e dall'altra parte ci sono le cose che non si vedono. Però è come se lo scrittore dicesse che ci sono due mondi. Quello che vediamo, il mondo che noi vediamo, che è il mondo che sta di qua, no? Adesso voi immaginate, quello che sta di qua lo vedete, no? Quello che sta di qua non lo vedete. Lo scrittore di Ebrei ci dice la tua vita di credente è proprio così. Ci sono le cose che tu vedi di qua, ma le cose che stanno di qua, dal lato di Dio, tu non le puoi vedere. Ti devi fidare che da questa parte c'è qualcuno che ha il controllo di quello che succede da questa parte del tempo. Tu devi avere fiducia, tu devi vedere con gli occhi della fede quello che Dio sta preparando per te da questa parte. Allora, dov'è questo premio? Allora, nel mondo di qua o nel mondo da quest'altra parte?
In quale dei due mondi? In quello reale o in quello spirituale? Lo scrittore dei Ebrei inizia con cinque personaggi di tanto, cinque personaggi famosi che tutti quanti conoscevano all'epoca. Sta parlando degli Ebrei, per cui erano personaggi contenuti nel Pentateuco, nei primi cinque libri della Bibbia, che tutti conoscevano. Per cui che cosa parla? Parla di Abele. Dio attestò di gradire le sue offerte, versetto 4. Poi c'è Enoch. Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, per cui uno che non è morto. Oppure Noè, un'arca per la salvezza della famiglia. Noè ha ottenuto la salvezza della famiglia. Abramo, soggiornò nella terra promessa. Abramo era preso, era stato spedito lontano da Ur dei Caldei e era arrivato nella terra promessa. Sara che era vecchia, ricevette forza di concepire, vecchia e sterile, lei era riuscita a ottenere. A questo punto della lettera lo scrittore si ferma e capisce che le persone potrebbero credere in un Dio ombrello e in un Dio sposo, in un Dio che ti fa scorrere il male sopra o in un Dio che ti raccomanda per avere tutte quante. Ma quando non accade? Quando non accade? Quando non ricevi il premio di Sara e non riesci a partorire? Quando non vedi il Mar Rosso che si apre sotto i tuoi piedi, come è successo con Mosè? Quando le mura di Gerico non crollano nonostante tu giri intorno e tuoni le trombe e hai pregato il Signore, come è successo a Giosuè? Cosa succede quando non accade? Quando hai fede e preghi, e il tuo sposo, e tuo figlio, e tua sorella non guariscono dal tumore malato. Cosa significa tutto questo? Forse Dio non è in controllo. Forse da questa parte della realtà lui dice di controllare tutto quanto, ma in realtà gli è sfuggito di mano qualcosa. Qualcosa non è in controllo. O peggio, Dio è in controllo, ma non mi gradisce. A me le cose non me le fa, mentre a lui sì. È un Dio bugiardo? O peggio, è un Dio di parte, è un Dio che a me non lo fa perché ragiona di pancia e non gli sto simpatica, lui che anche ha meno fede di me gliele fa queste cose, che prende secondo il suo amore. Mi ha stupito il versetto 13. Nel bel mezzo del brano, dove lo scrittore di Ebrei racconta dei premi, perché questo fatto in conto, i versetti di quelli che erano stati premiati erano prima, subito dopo questi che sono stati premiati, c'è questo versetto che dice, Ebrei 11, tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute, salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Come? Scusate, quelli erano stati premiati. Erano persone che avevano ricevuto il gradimento di Dio, Abele. Erano persone che avevano ricevuto la vita eterna, Enoch. Erano persone che avevano visto famiglie salvate, Noè. Erano persone che avevano ottenuto nazioni, Abramo con la terra promessa. Erano persone che avevano avuto figli arrivati anche se sterili in vecchiaia con Sara. Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse. Per cui, quali cose aveva promesso Dio a loro? Aveva promesso l'agiatezza e le cose del mondo? Per cui non sono queste le cose che ha promesso. Dio non ha promesso premi. Non è quello che otteniamo qua il premio della nostra fede. Non è che se abbiamo fede succede queste cose. E infatti, se voi vedete la struttura di come è fatto il brano, lo scrittore scrive prima queste cinque persone che hanno ottenuto e poi subito dopo, nella prossima, elenca cinque persone che nonostante la fede
non hanno ottenuto. Per cui Abramo si è messo alla prova e offrì Isacco. Certo, è una prova di fede, ma dov'è il premio? Non c'è il premio. Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù, dice Ebrei. E Isacco, morente, benedice due figli, Giacobbe e Esaù, che si potevano vedere per niente. Per niente, non erano proprio amici Giacobbe ed Esaù, si facevano i dispetti, uno si faceva passare per l'altro per rubare la benedizione. Per fede Giuseppe diede disposizioni circa le sue cose. Giuseppe d'Egitto, ricordate che Giuseppe morì in Egitto. Perché? Perché non c'era la terra promessa, ancora non c'era. Gli dice, ok, quando ci sarà, portate le mie ossa là. Per cui non c'è un premio. Per fede Mosè fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori. È la fede dei genitori. Ma dov'è il premio? I genitori alla fine hanno visto crescere il proprio figlio lontano da loro. Per fede Mosè rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone. Ok, c'è fede, ma dov'è il premio? Perché non c'è premio, anzi, tutt'altro. Mosè è stato trattato male, è stato sputato, è stato menato, è stato picchiato. C'è tutto bel premio alla fine. Qui 5 erano stati premiati e 5 erano stati premiati. Ebrei aggiunge questo. Ebrei 11, 33 e 34. Per fede conquistarono regni, praticarono giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono dall'infermità, divennero forti in quella, misero in fuga eserciti stranieri. Ok, la fede mi fa fare tutte quante queste cose. Che bello, ma poi aggiunge. Ebrei 11, 35 e 38. Furono torturati, furono messi alla prova con schermi, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, affinti, maltrattati, erranti per deserti, monti, spelonze e per le grotte della terra. Lo scrittore di Ebrei ci sta dicendo una cosa chiara. Prendi le benedizioni che ricevi qua, non come premio alla fede, ma come un extra. È un extra. Ma attenzione, quell'extra che può capitare nella vita del credente non è il premio alla tua vita. Non è quello il premio al fatto che tu rimani fedele a Dio. Potrai ricevere mentre sei in terra, perché Dio ti benedice, sì. Dio vuole benedirsi. Ma se non hai fede, non ricevi le benedizioni che ti aspetteresti, quello non significa che Dio ti guarda con un occhio malevolo, o che Dio si è dimenticato di te, o che Dio ce l'ha con te. Non lo pensare mai, non è così che funziona. Allora, tu potresti dirmi, che significa? Che devo smettere di pregare per il cancro, per la guarigione del cancro di mia cognata? Certo che no, assolutamente no. Gesù stesso dice, Luca 11:9, io altresì vi dico, chiedete e vi sarà dato. Io prego ogni giorno perché arrivi quell'extra, quella guarigione di mia cognata. Io prego tutte le mattine, più volte al giorno, perché riceva quell'extra. Ma non devo fondare la mia fede sul fatto che arrivi l'extra della guarigione di mia cognata. Ebrei 11, 39 dice così: tutti costoro, per cui tutti quelli sia che hanno ricevuto l'extra, sia quelli che non hanno ricevuto l'extra, tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza della loro fede, non ottennero ciò che gli era stato promesso. C'era qualcosa che gli era stato promesso. Allora, dov'è il premio della fede? Perché dovrei avere fede? Perché lo scrittore di Ebrei dice che c'è un premio, c'è un premio, dov'è questo premio? Qual è la promessa di cui parla Ebrei? Vedete, la storia ha un senso soltanto se leggiamo l'ultimo capitolo.
immaginatevi di leggere un libro giallo, uno dei scrittori preferiti uno scrittore inglese che scrive dei romanzi gialli dove fino all'ultima pagina non si sa come va a finire. Bellissimo, perché tu devi leggere l'ultima pagina. Sì, c'è tutto un grande introduzione, ma se tu arrivi alla fine del libro e eviti di leggere l'ultima pagina, non hai capito assolutamente niente, perché tutto il libro è stato scritto in funzione di quegli ultimi due pezzettini di carta stampati di qua e di là. Senza quello, se qualcuno mi facesse il dispetto, mi strappa quella pagina, io non capisco niente di tutto quello che ho letto delle 450 pagine prima. Noi non possiamo pensare di capire il mondo di qua senza aver letto l'ultima pagina. L'ultima pagina. Molti si soffermano sul penultimo capitolo. Questo, noi viviamo negli ultimi tempi, sappiamo, da quando è venuto Gesù, questi sono gli ultimi tempi. C'è poco da fare. Perché Gesù è venuto, la prossima volta tornerà per giudicare i vivi e i morti. Per cui noi viviamo nel penultimo capitolo. Molti si concentrano su questi. Per qualcuno questo penultimo capitolo sarà molto doloroso. Alcuni sarà molto bello, per moltissimi di noi sarà un misto tra dolore e gioia. Questa è la vita, questa è la vita. Questo è il penultimo capitolo e noi sappiamo che viviamo ancora in un mondo caduto. Viviamo in un mondo caduto, imperfetto, un mondo che è pieno di peccato. Noi siamo pieni di peccato. Noi non siamo perfetti, assolutamente, ma abbiamo fede. Abbiamo fede sì, ma siamo peccatori. Noi abbiamo fede sì, ma siamo imperfetti. Ma se siamo in Cristo, nel suo patto, l'ultimo capitolo è uguale per tutti, sia quelli che hanno ottenuto l'extra qua, sia quelli che non l'hanno ottenuto. Basta che abbiamo fede. Ebrei 10, 37 e 38 dice così. L'ultimo capitolo è un capitolo di trionfo. Per chi? Per tutti quelli che hanno avuto fede. Ebrei 10, 37, 38, ancora un breve, brevissimo tempo, il suo arrivo non tarderà, siamo negli ultimi tempi. Quelli che per la fede ora sono giusti davanti a Dio, vivranno per fede, fiduciosi in Lui per ogni cosa. È questo il trionfo dell'ultimo capitolo. Apocalisse, sappiamo, nuovi cieli, nuova terra, la Gerusalemme terrestre, il sole non servirà più perché saranno illuminati dalla presenza. E Apocalisse dice che non avremo più bisogno di questa chiesa perché la presenza. La presenza di Dio è per la terra. Noi saremo la presenza di Dio ogni momento. Non dovremo venire la domenica qua. Non avremo bisogno di andare a confortare le persone morti di tumore. Non avremo bisogno di pregare per i nostri cari. Non avremo bisogno di pregare per le persone che si stanno separando. Saremo eternamente alla presenza di Dio. Qual è il premio della fede? Saremo dichiarati, dice questo versetto, saremo dichiarati giusti. Giusti. La parola che viene usata per giusti è dikaios. Sapete che cosa significa in greco dikaios? Significa innocente. Noi saremo dichiarati innocenti. Siamo innocenti? Per il sangue di Cristo. Siamo innocenti. Il premio della fede è che Gesù ci rende innocenti davanti al Padre, quando innocenti non lo siamo. Perché Lui ha pagato per noi. Per rendere possibile tutto ciò, Dio ha un piano. Dio non può fare così. Perché il discorso è questo. La volontà di Dio potrebbe essere di rendere tutti quanti innocenti immediatamente. Potrebbe farlo, sì. Non ci sono problemi.
schiocca le dita, tutto quanto va là. Ebrei 11:40. Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Loro è riferito ad Abramo, Noè, Giosuè, Sara, tutti i grandi della Bibbia, tutte le persone che noi studiamo hanno aspettato. Dio non li ha fatti entrare perché aspettavano senza noi, senza Abramo, senza Mosè, senza Rab, senza tutte le persone dell'Antico Testamento. Noi non avremmo avuto fede e non saremmo entrati, non avremmo conosciuto Cristo. Dio li ha fatti aspettare e ha detto: ok, voi mi avete servito, ok, però io ho tanti altri figli, non posso farli entrare finché io non sarò convinto, non sarò certo che accetteranno Gesù e voi entrerete insieme a loro. Grazie alla loro fede noi abbiamo conosciuto Gesù, abbiamo conosciuto Cristo. Dio ha fatto aspettare, ha fatto aspettare Abramo, ha fatto aspettare Mosè, ha fatto aspettare Noè, ha fatto aspettare Davide, fuori per aspettare me. L'ultimo capitolo comunque ancora non è scritto, è deciso ma non è scritto, non è ancora accaduto. Siamo ancora nel penultimo, la perfezione, Cristo che verrà che tornerà a regnare, la seconda venuta, la Gerusalemme terrestre, tutto questo è scritto, ma non è ancora avvenuto. Ma come abbiamo conosciuto Gesù, ciò significa che noi, io e te, possiamo essere le generazioni future, per le generazioni future, noi possiamo essere gli Abramo. Noi possiamo essere i Davide, noi possiamo essere i Mosè, noi possiamo essere le Sara, noi possiamo essere le Rab, noi possiamo essere quelli che portano altri a Cristo e entrano assieme a noi, entreranno assieme a noi attraverso la tua fede, la mia. Cosa farai quando la paura bussa alla porta della tua vita? Cosa farai? Aprirai la porta o aprirai la Bibbia? Cosa farai quando non troverai un senso al male che vedi attorno a te? Oppure che stai vivendo? Piangerai? Ti dispererai? O cercherai di vedere oltre l'ombra? Ricordate che abbiamo detto che questo è un mondo delle ombre. Noi vediamo, dice Paolo, in maniera confusa. Crederai ti dispererai credendo quello che vedi qua in questo mondo delle ombre. In cosa avrai fede tu? In un Dio bello che ti fa scorrere sopra il male? O in un Dio sponsor che ti raccomanda per avere quello che desideri? La fede è chiudere a doppia mandata la porta alla paura che bussa e aprire la Bibbia e pregare in fede. La fede è credere in un Dio croce che ha già vinto per te e che si aspetta che tu testimoni agli altri perché vuole aprire la porta del paradiso anche agli altri. È vedere il piano di Dio anche quando la vita fa male. Vedere il piano di Dio anche quando non vedi un premio qua, anzi la tua vita è sofferenza. La fede è pregare per gli extra, è pregare per gli extra, le guarigioni, le persone che arrivano al Signore, le persone, le situazioni che vengono risanate tra le famiglie, ma accettare anche quando non arrivano e avere fede che Dio è in controllo. La fede è testimoniare Cristo anche quando è rischioso, anche quando è difficile, anche quando è faticoso, sapendo che gli altri verranno a Cristo tramite quel tuo rischio, quella tua fatica, quel tuo impegno.
Ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Ma soprattutto la fede è voler piacere a Dio. Soprattutto la fede è voler piacere a Dio. Accostarsi a Lui, dice il versetto. Cercarlo, dice il versetto. E sapere che il premio sarà vivere assieme a Lui per sempre, dice Gesù. Andiamoci a parlare. Grazie Signore di aver scritto già l'ultimo capitolo. Grazie che chi ha fede in te vivrà e sarà per te per sempre. E non ci sarà più bisogno di venire qua, perché noi ti adoreremo in qualsiasi momento della nostra vita futura. E non ci sarà più bisogno del sole, perché sarai tu a illuminarci. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stato colpito da qualcosa che hai sentito oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio chiudere a doppia mandata la porta alla paura che bussa. Io ti prometto che tutte le volte che avrò paura, piuttosto che aprire la porta, aprirò la Bibbia e pregherò in ginocchio. Io voglio credere in un Dio che è della croce, perché sono convinto che tu hai già vinto il mondo per me, Signore, e è per quello che non ho paura. Cercherò il tuo piano anche quando la vita farà male, anche nel momento in cui sembrerà che tutto quanto è perso, anche nel momento che non arriveranno quegli extra e io sarò in pericolo, vedrò il male intorno a me, nella mia famiglia o in me stesso o in me stessa. Io continuerò, Signore, a pregare per quegli extra, ma non fonderò la mia fede sul fatto di ricevere qua un premio, perché il mio premio è la residenza nei cieli assieme a te. E soprattutto, Signore, voglio continuare a testimoniare di te, Gesù, anche se sarà rischioso, anche se sarà faticoso, anche se sarà difficile, perché voglio che altri arrivino assieme a me alla tua presenza, Signore Gesù. Ti prego di starmi accanto e di mandarmi lo Spirito Santo, affinché queste promesse che io ti faccio oggi abbiano effetto nella mia vita. Questo ti prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen. Amen.